Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, eccoci a un nuovo appuntamento di Apologetica e lo facciamo come al solito col nostro professore Corrado Gnerre. Buonasera, professore. Buonasera a tutti, ben ritrovati, grazie per l'invito. Ecco, torniamo a parlare di Apologetica riguardante, ecco, il periodo del Natale. Ovviamente domani è l'Epifania, quindi non potevamo non trattare questo argomento, quindi andremo a parlare, professore, dei Re Magi. Cosa ci insegnano i Re Magi? Cosa ci insegnano per la nostra fede e cosa possono insegnarci anche per un corretto uso della ragione? Andremo a vedere i tre doni, oro, incenso e mirra, che significato hanno? E infine andremo anche insomma, a rispondere a quelle persone che magari leggono l'episodio dei Re Magi come un episodio di multiculturalismo, professore. E infine anche parleremo della stella cometa. Ecco, fu davvero una stella a guidare i Re Magi fino a Betlemme? Ecco, professore ce lo spiegherà. Ma partiamo dalle basi, come al solito, professore, chi erano i Re Magi? Ecco, allora, prima di tutto i re magi, in realtà noi dovremmo meglio definirli magi piuttosto che re, perché non possiamo dire nulla al riguardo. In realtà il fatto che si dica re magi dipende dal fatto che alcuni Vangeli apocrifi, perché il Vangelo Matteo, che è l'unico Vangelo canonico ovviamente che ci parla dei magi, non precisa il numero dei magi. Poi alcuni Vangeli apocrifi, indicando anche il nome, ci parla di tre magi. Per cui questo fatto di dire e ripetere tre magi poi ha fatto sì che venisse fuori anche l'espressione re magi. Però da questo punto di vista noi non possiamo essere certi se fossero o meno dei re. Diciamo subito che il termine magi è originariamente persiano ed è legato a un termine legato alla dottrina zoroastriana. Quindi possiamo dire che i magi, anzi dobbiamo affermare con certezza che i magi provenivano appunto dalla Persia. Teniamo presente però, questo è molto importante, che i magi non erano affatto dei maghi, perché qualcuno legge questa parola magi pensando che questa parola richiami necessariamente il termine mago e quindi al plurale maghi. In realtà i magi erano studiosi delle stelle, questo certamente. Ma non nel senso di astrologhi, così come li intendiamo noi, cioè coloro i quali attraverso le stelle cercano di predire il futuro e quindi pensiamo, non so, all'astrologia che ovviamente rientra nell'ambito dell'esperienza magica e quindi di un'esperienza assolutamente ambigua, anzi pericolosa. Erano degli studiosi delle stelle, indubbiamente. Però più che astrologhi li dovremmo definire astronomi. È vero che in passato, questo addirittura fino al 1500, fino al 1600, il termine astronomo e il termine astrologo erano fondamentalmente dei sinonimi. Però utilizzando la terminologia nel suo significato così moderno, contemporaneo, dobbiamo dire che i magi più che non erano astrologhi, ma erano degli astronomi, cioè degli studiosi delle stelle. Certo, la scienza di un tempo, la scienza antica, era una scienza che non separava totalmente la dimensione naturale dalla dimensione soprannaturale. E questo era un fatto positivo. Cioè gli antichi leggevano la natura in maniera compenetrante, no? Cioè tendevano a leggere la natura come una realtà in cui nell'ambito della dimensione naturale entrasse anche la dimensione soprannaturale. Quindi senza confondere ovviamente i due piani, perché i due piani non devono essere confusi, altrimenti si cade poi nel panteismo, nel monismo, che pure erano elementi fortemente caratterizzanti il paganesimo antico. Però senza cadere in questa sorta di confusione, quindi tenendo sempre in considerazione la distinzione tra naturale e soprannaturale, certo, la cultura antica era una cultura che tendeva a compenetrare
queste due dimensioni. I magi studiavano le stelle per capire il senso dell'universo e quindi della realtà. In un tempo, appunto, come era quello antico, in cui si concepiva, non si concepiva separatamente il cielo dalla terra. E quindi si era convinti del fatto che la terra si potesse conoscere, la vita terrena, la storia, attraverso anche e soprattutto osservando il cielo. Quindi quello che noi sappiamo con certezza in merito ai magi, che effettivamente i magi provenivano dalla Persia e erano degli studiosi delle stelle. Quindi possiamo dire erano degli intellettuali, no? Volendo, anche se poi la loro fede non era affatto una fede intellettuale, però di fatto erano intellettuali, erano sapienti, erano colti, questo sì lo possiamo dire. Un altro elemento che secondo me andrebbe evidenziato ed è molto interessante, è il fatto che studiando il zoroastrismo, la cultura zoroastriana, persiana, si viene a conoscere che effettivamente questa cultura fosse contrassegnata da un'attesa significativa di una sorta di redentore. Penso che molti di coloro i quali ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo conoscono il nome di Padre Giuseppe Ricciotti. Padre Giuseppe Ricciotti è stato un biblista molto, ma molto importante. C'è una Bibbia che io consiglio, commentata da Padre Ricciotti. E c'è anche un bellissimo testo che è stato pubblicato, che ormai è un classico, è stato pubblicato anche negli anni 90 in versione Oscar Mondadori, quindi in versione più economica, che si chiama Vita di Gesù, che è un testo che consiglio, che non dovrebbe mancare in nessuna biblioteca essenziale di un buon cattolico. Ebbene, in questo libro, Vita di Gesù, precisamente ai paragrafi 252 e 253, Padre Ricciotti riporta queste notizie che sono interessantissime. Sentite qui, io adesso ve le leggo perché sono veramente molto, ma molto interessanti. La lotta fra il bene, Aru Mazda, e il male, Angra Mainyu, sarebbe stata risolta, secondo la cultura zoroastriana, dice padre Ricciotti, da una serie di soccorritori, di cui il primo fu Zarathustra. Ma il soccorritore per eccellenza sarebbe stato Asvat Ereta, discendente di Zarathustra. Un nome, questo, continua padre Ricciotti, alquanto interessante, perché vuol dire, questa parola Asvat Ereta, vuol dire letteralmente questo, verità incarnata. Attenzione, verità incarnata. Quindi questo fatto di cui ci parla padre Ricciotti è interessantissimo, cioè la cultura zoroastriana da cui provenivano i magi attendeva un soccorritore, uno dei tanti soccorritori, ma un soccorritore che di fatto si doveva chiamare verità incarnata. Ma padre Ricciotti continua ancora e scrive: secondo i persiani, la sua opera, cioè l'opera di questo soccorritore, avrebbe assicurato il trionfo del bene e avrebbe ricondotto l'umanità all'originaria condizione di felicità. Interessante anche questo, no? Altro elemento significativo è che, dice padre Ricciotti, alcuni testi persiani parlavano del fatto che questo soccorritore sarebbe stato partorito da una fanciulla senza che alcun uomo le si avvicini, ovvero, detto più semplicemente, da una vergine. E poi possiamo dire, come ciliegina sulla torta, a conclusione di tutto, giunto questo soccorritore, sarebbe poi avvenuta la risurrezione dei morti, il giudizio generale dell'umanità e la restaurazione del regno assoluto di Aru Mazda. Poi Ricciotti conclude scrivendo: storicamente è in tutto verosimile che verso l'inizio dell'era cristiana fosse diffusa nella casta dei magi in Persia la conoscenza dell'aspettativa giudaica di un re messia, che
che questa aspettativa straniera fosse identificata con l'aspettativa persiana di un soccorritore e che taluni dei magi si interessassero in una maniera qualsiasi della comparsa di questo grande personaggio. Dunque, Padre Ricciotti che cosa ci dice? Ci dice che non è assolutamente incredibile, anzi è molto, ma molto credibile che questi magi, che rappresentavano una casta colta all'interno della cultura persiana, della società persiana, attendessero, in particolar modo fossero concentrati su questa attesa di un soccorritore che doveva venire a restaurare uno stato di felicità perduto dall'umanità, con alcune caratteristiche che sono sbalorditive, che doveva nascere anche da una fanciulla non toccata da nessun uomo e via discorrendo. Quindi capite bene che siamo in un campo molto, ma molto interessante. Beh, professore, sicuramente molto interessante, ma diciamo, dal punto di vista cattolico, ecco, che cosa ci possono insegnare i tre magi? Ecco, allora, prima di tutto, io prima dicevo che i magi possiamo definirli come degli intellettuali, va bene? Però quello che ci insegnano, ed è molto interessante da questo punto di vista, proprio per attualizzare un po' il discorso e soprattutto per capirne l'utilità da un punto di vista spirituale, è che i magi ci offrono quello che è il modello autentico della fede. Perché il modello autentico della fede non è una fede ridotta a puro intellettualismo, a pura conoscenza, eccetera. Piuttosto è quello che noi possiamo e dobbiamo definire come intelligenza della fede. Ecco, i magi esprimono in maniera molto, ma molto chiara questa intelligenza della fede. Che cos'è la intelligenza della fede? L'intelligenza della fede è di fatto è il concetto cattolico di fede, no? Quando noi parliamo appunto della fede come, cattolicamente parlando, come assenso dell'intelletto e quindi dell'intelligenza alle verità rivelate. Dunque, nell'ambito della fede deve essere coinvolta anche l'intelligenza. Ora, i magi erano personaggi che vivevano in maniera estremamente comoda nella loro società. Erano ben considerati. Il loro status, la loro condizione di vita, la loro condizione sociale, sicuramente è una condizione molto, ma molto invidiabile nella loro società. E quindi potevano benissimo soddisfarsi con la loro sapienza umana, soddisfarsi con la loro scienza e quindi rimanere comodamente nelle proprie dimore. Invece, che cosa fanno? Partono. Partono per una terra sconosciuta, con tutti i rischi che un viaggio a quel tempo poteva comportare. Certo, viaggiavano seguiti da armigeri, protetti e via discorrendo, perché sicuramente avevano la possibilità di farlo, ma certamente non si viaggiava come si viaggia adesso, con le comodità di adesso. E quindi si mettono in viaggio alla ricerca di qualcosa meglio, di qualcuno di cui avevano bisogno. Ed ecco, vedete, il modello, mentre la fede intellettualistica è una fede autoreferenziale, no? Cioè io basto a me stesso, io non ho bisogno di altro che di me stesso, io non ho bisogno di altro che della mia cultura, non ho bisogno di altro che della mia sapienza. L'intelligenza della fede invece è quella posizione intelligente, appunto, veramente intelligente, attraverso la quale anche il più sapiente riconosce di essere limitato, riconosce di essere bisognoso, cioè riconosce di non poter essere risposta a se stesso e quindi di dover invocare, il verbo invocare, no? Viene dal latino, vocare, chiamare, cioè chiamare dentro, no? Invocare un Dio. E abbandonarsi a lui. Quindi il primo grande insegnamento da un punto di vista spirituale che ci danno i magi è proprio questo modello autentico di fede, che possiamo definire intelligenza della fede. Professore, in merito invece alla ragione, come possono i magi, ecco, aiutarci, ecco, anche a,
a usarla correttamente. Certo, perché qui vedete, io devo richiamare un celebre discorso che fece proprio Benedetto XVI a proposito dei magi, dove lui fece riferimento, tra parentesi, anche la definizione intelligenza della fede è una definizione che Benedetto XVI utilizzava molto, ma torniamo adesso al discorso della ragione. Benedetto XVI prende in un suo discorso, prende spunto dall'esperienza dei magi per far capire quanto sia importante la dimensione della ragione e quindi la collaborazione tra la ragione e la fede. Fa proprio questo esempio, vado un po' a memoria, fa questo esempio e dice: ma i magi perché partirono? Partirono perché avevano scrutato il cielo e quindi, essendo degli osservatori, dei conoscitori, degli scienziati del cielo, diciamo così, no? Degli astronomi, diremmo adesso, attraverso le leggi del cielo che avevano scrutato, attraverso i movimenti degli astri, avevano capito che sarebbe avvenuto qualcosa di importante. E che questo qualcosa di importante sarebbe avvenuto appunto in Palestina. E quindi vanno verso questo qualcosa di importante. Allora questo dice, ci fa capire che cosa, continua Benedetto XVI, che c'è un rapporto tra un po' quello che dicevo anche prima, no? C'è un rapporto tra dimensione naturale e dimensione soprannaturale. Cioè la dimensione naturale e la dimensione soprannaturale non sono certamente distinte, realtà distinte, ma non sono realtà che possono, autosufficienti, che possono essere separate. Cioè la ragione ha bisogno di completarsi nella fede, ma nello stesso tempo la fede ha bisogno di sostanziarsi sulla ragione, che poi diciamo è il modello classico della metafisica classica e della metafisica medievale, no? Intelligo ut credam, ragiono per poter meglio credere, e credo ut intelligam, credo per poter meglio ragionare. Pensiamo anche, pensiamo a quello che dice Dante, no? L'immagine che Dante ci offre nella Commedia, dove a un certo punto Virgilio fa da guida per l'inferno e per il purgatorio, e Virgilio che cosa rappresenta? La ragione, e la ragione è un patrimonio di tutti, quindi anche se Virgilio è un pagano, però utilizza in maniera retta la sua ragione, e nello stesso tempo poi che cosa succede? Che quando alla fine del purgatorio Dante deve poi accedere in paradiso, Virgilio si fa sostituire, no? Consegna Dante a Beatrice, che invece rappresenta la grazia, la dimensione soprannaturale, rappresenta la fede. Ecco, questa immagine ci fa capire la propedeutica della ragione che conduce alla fede. Allora, tornando ai magi, no? I magi perché, come arrivano a Gesù bambino? I magi arrivano a Gesù bambino osservando il cielo, quindi osservando una realtà naturale. E quindi la scienza naturale, se è scienza fatta per bene, cioè se è scienza non ideologizzata, non ideologica, ma una scienza intelligente, ed è una scienza che utilizza una recta ratio, non può che aprirsi al mistero, cioè non può che aprirsi alla fede. Quindi immagini, da una parte ci insegnano un modello di fede importante che è l'intelligenza della fede, ma allo stesso tempo sono anche maestri di un corretto uso della ragione. Bene, professore, invece veniamo ai doni che portano i magi, oro, incenso e mirra. Perché questi doni e che significato hanno? Ecco, allora qui entriamo proprio nella dimensione simbolica. La dimensione simbolica non è una dimensione irreale, attenzione. I doni sicuramente sono questi che portarono i magi, e poi questi doni stanno a significare qualcosa di molto importante, cioè veramente i doni dei magi sono una sorta di atto di fede nel mistero di nostro Signore Gesù Cristo e quindi nel mistero dell'incarnazione. Loro che cosa sta a significare? Loro sta a significare la regalità,
l'oro è ciò che compete, l'oro come metallo ovviamente, è ciò che compete ai re. E quindi portando oro a questo bambino si fa un riconoscimento della regalità di questo bambino. E infatti noi sappiamo che Gesù è re dell'universo intero. L'incenso è qualcosa che fa riferimento alla divinità. L'incenso viene utilizzato come segno di adorazione e noi sappiamo che si adora solamente Dio, no? La Madonna si venera, si ipervenera, i santi si venerano e quindi siamo nel campo della cosiddetta dulia, ma il campo dell'adorazione, che è il campo della latria, è un campo che va rivolto solamente, l'atto di adorazione va rivolto solamente a Dio. E quindi portando l'incenso si riconosce questo bambino anche come re. E infine la mirra. La mirra è quell'essenza che veniva utilizzata soprattutto per cospargere i cadaveri. E quindi si riconosce che questo bambino, che il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnata per patire, per soffrire e per morire per la nostra salvezza. Quindi i doni dei magi sono un atto di fede straordinario del mistero dell'incarnazione totalmente considerato, quindi considerato a 360 gradi. Professore, come dicevamo all'inizio, c'è chi legge questo episodio dei Maggi come un episodio di multiculturalismo. È proprio così? Ecco, allora, in realtà dobbiamo tenere in considerazione una cosa, che è questa. L'unico Vangelo che ci parla parlo dei Vangeli canonici, quindi ufficiali, c'è un solo Vangelo che ci parla dell'episodio dei Magi, ed è il Vangelo di Matteo. La spiegazione è molto semplice, è facile da capire questo. Perché i quattro Vangeli, non so se abbiamo avuto già modo di dirlo in altre occasioni, i quattro Vangeli non sono Vangeli in concorrenza fra di loro, quindi ci presentano Gesù, quattro Gesù Cristo diversi, eccetera. No, sono quelli che rispondono ad esigenze di predicazione, anche perché il nostro Signore Gesù Cristo non disse agli apostoli andate e scrivete, ma gli disse andate e predicate fino agli estremi confini della terra, eccetera. Quindi inizialmente la predicazione si svolse in maniera orale. Poi chiaramente stessi gli apostoli capirono che c'era l'esigenza di mettere per iscritto i fatti più importanti della vita di Gesù, perché la predicazione orale è un po' rischiosa, cioè facilmente poi si può deformare l'insegnamento. E allora la predicazione incontrava diversi tipi umani. Il primo tipo umano che si incontrava era appunto l'ebreo. E infatti il Vangelo di Matteo è un Vangelo scritto principalmente per gli ebrei, perché andandolo a leggere si capisce come questo Vangelo dia per scontata di fatto la conoscenza dell'Antico Testamento. Molte volte San Matteo, quando descrive per esempio un miracolo di Gesù operato da Gesù, riporta qualche versetto dell'Antico Testamento per far capire come quel miracolo già era stato prefigurato e anticipato e profetizzato dall'Antico Testamento. Insomma, tutto questo per far capire che Gesù di Nazareth era il Messia atteso da Israele. Poi l'altro tipo umano che si incontrava era colui proveniente dal mondo latino, colui proveniente dal mondo latino, lo sappiamo molto bene, era tendenzialmente pratico, e infatti il Vangelo di Marco è il Vangelo più sintetico, il Vangelo più facile da leggere. Poi l'altro tipo umano che si poteva incontrare era quello proveniente dalla cultura ellenica, cioè dalla cultura greca, ma anche dalla cultura ellenistica. E tanto l'uomo ellenico quanto l'uomo ellenistico avevano una certa sensibilità un po' estetizzante. E infatti il Vangelo di Luca è il Vangelo stilisticamente più bello. E poi abbiamo un quarto tipo umano che è colui che già era cristiano e che doveva approfondire.
Infatti, il Vangelo di Giovanni è il Vangelo teologico un poco più complesso, è il Vangelo che può essere capito e deve essere letto leggendo però già qualche Vangelo, uno dei tre precedenti, no? Detto questo, non ci deve meravigliare se a parlarci dell'arrivo dei Magi sia solamente Matteo, perché Matteo vuole far capire questo, che Gesù non è venuto solamente per la salvezza degli ebrei, ma è venuto per la salvezza di tutti i popoli della terra. Infatti poi Paolo dirà, non c'è più né giudeo né greco né uomo né donna né schiavo né libero, ma tutti sono uno in Cristo. Cioè adesso l'importante non è più se essere ebrei o non essere ebrei, ma essere cristiani o non essere cristiani. Allora, questo fatto che solamente Matteo riporti l'episodio dei Magi è stato un po' equivocato. Cioè, nel senso, ma forse questo episodio lo dobbiamo intendere in maniera un po' multiculturalista. E invece no, è il contrario. Perché? Che cos'è il multiculturalismo? Multiculturalismo, perché anche qui dobbiamo stare molto attenti. Certo, se noi interpretiamo in maniera minimalista questo termine multiculturalismo, vabbè, il multiculturalismo in maniera minimalista che cosa significa? Una convivenza pacifica tra culture diverse, e questo ci sta. Ma se noi invece interpretiamo in maniera massimalista e ideologica il multiculturalismo, non significa questo, cioè significa tutto sommato che le culture sono uguali e sono tutte sullo stesso livello, quando invece noi sappiamo benissimo che non è così. Un conto è dire ci sono tanti aspetti interessanti in culture molto lontane da noi. E questo è vero, non lo si può negare. Altro è dire che tutte le culture sono uguali, perché non è così. Se noi prendiamo, per esempio, le culture delle civiltà precolombiane, dove si facevano ogni giorno decine, se non centinaia di sacrifici umani al giorno, non possiamo dire che quella cultura era la stessa rispetto alla cultura ispanica che poi conquisterà le Americhe, no? Quindi il multiculturalismo, alla base dell'ideologia multiculturalista, vi è questa sorta di relativismo culturale, cioè tutte le culture fondamentalmente sono uguali. Ora, se noi stiamo bene attenti al racconto dei magi, ci accorgiamo che questi magi sono chiamati sì alla salvezza, perché sono chiamati alla salvezza, perché con la nascita di Cristo tutti i popoli sono chiamati alla salvezza. Ma sono chiamati alla salvezza dove? Andando in quel luogo dove la salvezza si è realizzata. Il nostro Signore Gesù Cristo nasce in un luogo ben preciso, non nasce dappertutto, nasce in un luogo ben preciso e quel luogo diventa il centro della storia e diventa quel luogo il centro della redenzione dell'universo intero. E non molto distante vi è il Golgota, il Calvario, dove di fatto si realizzerà poi completamente la redenzione dell'universo intero. Quindi l'episodio dei Magi non solo non può essere letto in maniera multiculturalista, ma addirittura è il contrario del multiculturalismo ideologico, perché significa riconoscere che la salvezza si realizza in un luogo e che bisogna andare in questo luogo. Bisogna rivolgersi verso questo luogo dove si realizza la salvezza. D'altronde, prendiamo il sacramento non più importante, perché il sacramento più importante ovviamente è il battesimo, che permette poi di ricevere gli altri sacramenti e quindi di entrare nella Chiesa. Ma prendiamo il sacramento più grande, che è l'Eucaristia, che è il sacramento, ma ci fa mangiare Dio in corpo, sangue, anima e divinità, no? Il corpo e il sangue di Cristo. L'Eucaristia deve essere necessariamente con l'utilizzazione del pane e del vino. Indipendentemente da dove si celebri l'Eucaristia, deve essere sempre celebrata con il pane e il vino. Se non c'è il pane e il vino, che sono simboli della civiltà mediterranea, non si può celebrare l'Eucaristia. Molto bene. Professore, in conclusione di questa bellissima puntata, le volevo chiedere appunto della stella che guidò i magi a Betlemme. È veramente esistita?
Allora, la stella sicuramente è esistita. Noi dobbiamo evitare, in merito alla stella, ma questo in merito anche a altri fatti di cui che ci narra la scrittura, fatti straordinari intendo, no? Di fuori dell'ordinario, quindi miracoli, prodigi, eccetera. Dobbiamo evitare una lettura razionalista, demitizzante, secondo cui tutti questi fatti straordinari andrebbero letti, fra cui anche la stella, andrebbero letti come simboli e basta, come elementi simbolici, ma dobbiamo evitare anche un altro tipo di lettura, cioè accettare la veridicità del fatto, in questo caso della stella, e leggerla sul piano naturale, no? Così come esistono delle stelle comete, pensiamo, non so, alla cometa di Halley, eccetera, che periodicamente sono visibili dalla superficie terrestre, e allora evidentemente è stata una di queste tante stelle comete. Non è così. La stella di cui parla Matteo è un fenomeno prodigioso, ma un fenomeno assolutamente credibile. Tant'è vero che poi Matteo parla di stella e basta, non parla di una stella che indicava il cammino ai magi e che poi arrivò alla casa, perché poi Matteo non parla più di mangiatoia, ma parla di casa, anche perché noi sappiamo che sicuramente la Sacra Famiglia sarà stata solamente quella notte lì, in quel luogo eccezionale, poi già il giorno dopo avrà trovato un ricovero molto, molto più comodo. Ma Matteo non parla di cometa, parla semplicemente di stella. Quindi di questa luce che accompagnò i magi e che poi si fermò sul luogo dove era Gesù bambino. Ma perché è credibile tutto questo? Vedete, anche San Tommaso, precisamente nella parte prima della Summa, alla questione 25, articolo 8, San Tommaso ci dice che ci fa capire una cosa che noi dovremmo sempre tenere in considerazione. Cioè, nel momento in cui noi crediamo, e dobbiamo credere in questo, che Dio si è fatto uomo, allora se Dio si è fatto uomo, tutto è possibile. Cioè, se voi ci riflettete, la posizione più irragionevole e quindi meno credibile, più irragionevole, più irrazionale, più contraddittoria, è la posizione di colui che crede, ma che demitizza tutto. Cioè io credo che Dio si sia fatto uomo, perché quello è un mistero della fede da cui non posso prescindere, però tutto quello che viene narrato nei Vangeli di straordinario relativamente alla vita di Cristo lo devo interpretare simbolicamente perché non è credibile. Ma perché non è credibile? Cioè se tu credi che Dio si è fatto uomo, se è stato possibile che Dio si sia fatto uomo, tutto diviene possibile. È più difficile che vedere una stella, che ci sia una stella straordinaria, che ci sia un prodigio di una stella straordinaria che indica il cammino a dei pellegrini che vanno verso il luogo dove è nato Gesù, o che Dio si sia fatto addirittura uomo. Se io credo che Dio sia fatto uomo, tutto diviene possibile. Molto bene, professore, la Ecco, ringrazio. volevo, Prego, sì, prego. però volevo fare un'altra conclusione ancora, proprio rubo un paio di minuti. Prego. C'è in un articolo molto bello di Chesterton, dove Chesterton parla della teologia dei regali di Natale, dicendo come sono importanti i regali, senza cadere nella dimensione consumistica. Poi Chesterton è morto nel 1936, quindi. Però parla dell'importanza della simbologia dei regali di Natale. A un certo punto, in un passaggio di questo articolo molto bello, Chesterton fa riferimento ai doni dei magi e dice: perché noi abbiamo avuto e abbiamo beneficiato e speriamo che possa tornare la civiltà cristiana? La civiltà cristiana, dice Chesterton, se ci riflettiamo, nasce dai magi che portarono dei doni a Gesù. Cioè i magi potevano benissimo andare da Gesù e portare solamente il loro cuore, che è la cosa principale, no? Evidente, no? Quando noi, per esempio, ci poniamo dinanzi ad un'immagine della Madonna, la prima cosa che dobbiamo fare
e portare il nostro cuore, il nostro amore alla Madonna. Però siamo anche spinti, oltre a questa sostanza, ad avere anche un atteggiamento formale e quindi portare, non so, un bel fiore alla Madonna. Ora, dice Chesterton, i magi potevano limitarsi a portare il loro cuore, che è la cosa più importante, ovviamente, ma non hanno portato solamente il loro cuore, hanno voluto portare anche dei regali. Ora, la civiltà che cos'è? La civiltà è la concretizzazione di un giudizio ben preciso. Cioè la civiltà cristiana è il cristianesimo che si trasforma e si rende visibile nell'arte, nella politica, nella struttura sociale, nei rapporti fra gli uomini. Cioè è la fede che si concretizza, che diventa carne, che diventa marmo nelle cattedrali, che diventa bellezza nei dipinti e nelle statue, nei mosaici, eccetera, no? E quindi quando noi riflettiamo su questo grande episodio, che è l'episodio dei Magi, dobbiamo anche capire il legame che esiste tra questo episodio e la nascita della civiltà cristiana. Molto bene, professore, grazie per questa bellissima conclusione e per questo bello spunto di riflessione. Professore, come sempre io la ringrazio, le do appuntamento al prossimo episodio che sarà sicuramente molto presto, ma la ringrazio proprio perché ecco, ci ha in certo senso anche dato modo di comprendere meglio quello che è il Natale, quello che è questo, simboleggia questo periodo e che in questo caso simboleggia anche l'Epifania. Buona e santa festa dell'Epifania. Molto bene, grazie ancora. Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Io vi ricordo, ecco, se potete, se ne avete la possibilità di sostenere il canale, sostenere il nostro lavoro per permetterci di continuare a offrire contenuti di questo tipo, io vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie.